Amici e amiche della Pallamano, e benvenuti alla settima giornata di Serie A 1 Beretta. Dal palestra vi farà compagnia la sottoscritta, ovvero Teresa Scarcella, questa sera in compagnia di Guido De Leo. Buonasera. Allora, prima di, insomma, entrare nel vivo della partita, vi faccio sentire la voce di Guido De Leo e gli chiedo: Guido, siamo in attesa della settima giornata di campionato, però per entrambe le squadre che questa sera scenderanno in campo si tratta della sesta partita. Perché da una parte abbiamo Lego Siena che ha saltato quella contro Alperia Merano. Dall'altra parte abbiamo il Siracusa, ovvero Team Network Albatro Siracusa, che lo scorso turno ha saltato, perché insomma ricordiamo è un campionato, esatto, ha riposato 15 squadre, quindi per forza di cose una riposa. Che partita andremo a vedere? Che partita ti aspetti? Beh, sicuramente dal punto di vista fisico, magari Siracusa, nonostante il lungo viaggio, potrà essere più stimolante. Ok, non ti stavamo probabilmente sentendo, allora ti richiedo che partita ti aspetti? Partita difficile sicuramente per i padroni di casa, però comunque perché Siracusa è una squadra di gran valore, nonostante sia una promossa, e soprattutto come dicevi che una rantina in calcio finale, un turno di riposo nel turno in calcio finale. Quindi al di là del lungo viaggio ha potuto comunque allenarsi bene tutta la settimana, a differenza della Ego, che invece era impegnata fino alla tarda sera mercoledì a Como. Ecco, infatti l'ultima partita ha visto l'Ego vincere contro Fondi per 33 a 29, una vittoria, possiamo definirla una bella vittoria quella conquistata dai ragazzi di Dumnic. Invece per quanto riguarda gli ospiti, ovvero l'Albatro Siracusa, ha giocato l'ultima volta il 3 ottobre perdendo contro Bressano. C'è da dire che Siracusa ha giocato 5 partite perdendone 4, l'unica vittoria è quella conquistata contro Fondi, però è anche vero che ha incontrato avversarie del calibro di Cassano, Bressano e quindi partite non facili. Per essere una promossa di campionato difficile, calendario complicato, come potrebbe essere complicata la partita di oggi, però come vedete ha visto la partita importante, c'è uno scontro diretto della salvezza con Profondi e ha reso la vita difficile per diversi tratti di partita sia a Bressano, che è una squadra che sta facendo meglio, sia anche alla stessa Fasano, che non è un avversario sempre di valore, pur magari con qualche ambizione in meno rispetto a qualche anno fa. Quindi io penso Siracusa venderà carissima la pelle, come già coach Dumnic ha detto in settimana. Ecco, Bressano che tra l'altro sarà protagonista di una delle partite più interessanti della giornata perché la vedrà giocare più tardi verso le 20 contro Conversano. Ma torniamo a noi perché stiamo per iniziare. Siracusa sarà sicuramente una squadra difficile da vincere, però giochiamo in casa seppur a porte chiuse ed è una partita interessante anche dal punto di vista sentimentale perché con la squadra siciliana siamo la Siena è legata a duplice se non triplice filo perché c'è da una parte Umberto Bronzo che nel Siracusa è nato e cresciuto, dall'altra parte, anche se oggi non lo vedremo scendere in campo perché è ancora infortunato tra l'altro i vari infortuni con cui il coach Vinci dovrà avere a che fare, quindi il figlio Gianluca Vinci, ex bianconero, e poi insomma, da Siracusa, dalle fila di Siracusa, quando si chiamava ancora Ortigia Siracusa, viene l'ex allenatore bianconero Alessandro Fusina, Certo. nonché anche un altro grande giocatore della pallamano italiana, Corrado Bronzo, ovvero padre quindi di Umberto Bronzo. Dal punto di vista sentimentale, cioè, ci sono Certo, tutte le e poi carte. insomma rispetto a Siena, che è una novità della pallamano di appena 2 anni e mezzo fa, Siracusa
Siracusa ha una tradizione incredibile in questo sport, quindi merita rispetto a prescindere. Ma io credo che al di là di questo e al di là di tutti gli aspetti legati agli ex, credo proprio dal punto di vista tecnico possa essere una partita non facilissima per i padroni di casa, per diversi motivi. Son convinto, insomma, Siracusa venderà carissima la pelle. Ecco, allora, aspettando il fischio d'inizio che è appena arrivato, io direi di introdurre la formazione di entrambe le squadre partendo dagli ospiti, con numero 1 Javier Grande, il portiere, con numero 12 Gabriele Nobili, altro portiere, con numero 10 Federico Vanoli, con numero 23 Massimo Murga, con numero 24 Giuseppe Cuzzupè, col numero 32 Marco Bobicic, numero 22 Alessio Lobello, col numero 34 Zoe Mizzoni, 21 Matteo Pola, col numero 25 Dario Quattrocchi, numero 14 invece Toman Valentin Cagnete e il numero 4 Juan Pablo Cuello. Intanto abbiamo assistito, ecco, al primo tiro, gol. Spiegaci perché. Sì, ha segnato Nico Casa dopo che Leban era stato molto bravo, poi in azione di contropiede Siena è riuscita a sbloccare la partita. Quindi ha aperto le marcature Nico Casa, che diciamo nel tour infrasettimanale contro Fondi non aveva dato il massimo di sé, magari. Però veniva da una grande gara, esatto, ad Appiano di 10 giorni prima circa. Assolutamente sì, facciamo poliziotto buono, poliziotto cattivo, quindi certo, è giusto, merito. Beh, considerando che poi è un 2001, insomma. Ecco, ha fatto un'ottima partita invece l'autore del gol, di quest'ultimo gol, Felipe Gaeta, che Dumnic ha recuperato soltanto da due partite, la prima contro Fondi, un esordio, un inizio un po' incerto, poi invece il capitano si è sbloccato e ora abbiamo tra l'altro assistito ad un suo bellissimo gol, 2-0 qui alla Palestra quando sono passati neanche 2 minuti. Beh, insomma, Gaeta, anche i profani di questo sport come il sottoscritto e come la sottoscritta sanno riconoscere quando un giocatore è di un livello diverso da quello degli altri, e Gaeta, nonostante un'età non più giovanissima, lo ha dimostrato. Insomma, è mancato tantissimo a questa squadra nelle prime partite, quindi paradossalmente non aver giocato contro Merano per Siena può essere stato comunque un vantaggio, perché ce lo avrà tra qualche giorno. Mentre Nikosevic, sempre il contropiede servito da Pasini, segna il 3-0. Ecco, altro gol del Siena, questa volta con Bozidar Nikosevic, ma altra parata di Leban sul numero 4 dell'altro bianconero, ovvero di Siracusa, Pablo Cuello, terzino destro, arrivato tra l'altro tra le fila della società siciliana lo scorso anno. Vediamo ancora la squadra ospite in fase di attacco con Bobicic e con il numero 22 Alessio Lobello, che segna il primo gol di questo match. La risposta rapida di Umberto Bronzo, primo gol contro la sua squadra d'origine. Sì, era, insomma, quello un po' ci aspettavamo tutti, l'aveva detto anche lui alla vigilia, che sentiva particolarmente il match, perché nonostante sia giovanissimo, insomma, come dicevamo in apertura, è molto legato all'ambiente e l'aveva lasciato con la squadra in Serie B praticamente, poi insomma la ritrova a questo livello, quindi penso gli farà sicuramente piacere. Il gol spettacolare del numero 14 Cagnete, terzino centrale portoghese ma con passaporto portoghese, arrivato quest'anno dal Brasile, giocava in una squadra di San Paolo. Sì, bella azione, bel gol, a dimostrazione che Siracusa è viva e con qualche accortezza in più in difesa può competere tranquillamente. Lo dicevi prima tu, Siracusa 3 anni fa, insomma, ripartiva dalla Serie B, poi c'è stata subito la promozione in Serie A2 e poi lo scorso anno, insomma, in Serie A1. Ha fatto una scalata molto, molto rapida. Sì, decisamente. Dopo i problemi, insomma, della vecchia società, che conoscevamo, hanno fatto una scalata rapidissima per tornare al livello che compete all'ambiente, alla città, visto che in questo sport, insomma, è sempre stata altissimo livello.
Nel frattempo ti fermo comunque per il gol di Božidar Nikočević con dietro un passaggio di Pablo Marrocchi. 6-2 al quarto minuto, oltre il quarto minuto qui al Palestra. Sì, il punteggio sta lievitando, la partita è sicuramente gradevole. Siena per la prima volta in casa può schierare i tre diciamo più grandi, più maturi tra virgolette, dal primo minuto contemporaneamente. Insomma, l'arma, la vera arma in più di questa squadra fin dalla costruzione lo scorso maggio, e si sta avvenendo già un buon risultato. Intanto un passaggio sbagliato di Cuello regala la palla nuovamente ai padroni di casa, che gestiscono l'azione. Gioco fermato. Non si capisce il motivo, guardavo nel tabellone, Guido, quindi... Sì, onestamente neanche io ho ben capito. Non si riesce a capire il motivo dello stop. Non è un time out, No, assolutamente non è niente. Guardano il tabellone, continuano a guardare il tabellone, forse ci sarà qualche problema tecnologico, mettiamola così. Intanto si riprende. Sì, credo mancasse un gol anche a Siracusa, ora è stata. Ok, ecco, infatti, sì, 6-3. Si riparte dalla Ego Siena in attacco con Nico Casa, Nikočević, Gaeta e Pablo Marrocchi. Ed è proprio Nico Casa che prova il tiro e c'entra la porta contro Nobile, non ha poco da fare contro il tiro di Nico Casa, quindi 7-3 per Siena. Beh, Casa si sta ritagliando uno spazio importante anche in questa stagione, dopo che l'anno scorso al primo anno al massimo livello nazionale, nonostante fosse giovanissimo, è riuscito a ritagliarsi sia con Fusina inizialmente sia poi con Lisica uno spazio importante, sfruttando anche l'infortunio del suo pari ruolo iniziale, però insomma dimostrando di valere una maglia titolare in A1. Abbiamo visto anche per aver placcato duramente il numero 14 siracusano. Dicevi assolutamente bene, Nico Casa è stato anche tra i protagonisti della Coppa Italia giocata a febbraio scorso qui a Siena, e questo inizio di nuovo stagione promette assolutamente bene, anche perché complici diciamo anche i due giocatori che fino adesso l'hanno diciamo seguito e accompagnato, ovvero Marrocchi e Nikočević. Gaeta lo ha seguito dall'esterno, giustamente era infortunato, ora invece potrà diciamo svolgere il suo ruolo da capitano anche all'interno del campo giocando. Certo. Stiamo vedendo intanto una difesa molto aggressiva da parte del Siena, schierata tra l'altro uno schieramento 6-0. Si riparte con Siracusa che prova l'attacco con Bobicic. Cagnete. Sì, ora sta facendo un po' più fatica perché la difesa dei padroni di casa è molto aggressiva, come Dumnic ha sempre chiesto ai suoi, diciamo nelle ultime giornate, piano piano con il tempo sembra che la sua squadra stia plasmando come il coach montenegrino vorrebbe. Infatti qui Cagnete nuovamente prova ad entrare ma non ci riesce, contropiede, poi segna ancora una volta Božidar Nikočević, che devo dire che nella partita contro Fondi e in questo inizio qui sì, si sta mettendo le partenze sprint, e poi soprattutto stiamo parlando di un giocatore, di uno dei maggiori realizzatori della passata stagione quando militava a Pressano, e, insomma un giocatore assolutamente fondamentale, il primo grande acquisto della scorsa campagna acquisti di Siena, prima che arrivassero i due oriundi, e sicuramente insomma decisiva anche la scelta dell'allenatore Dumnic, che lo conosce benissimo.
Intanto l'arbitro richiama all'ordine perché c'è stato un fallo in attacco, uno sfondamento. Non ho ben capito su chi dei giocatori senesi. Comunque Siena riparte, gestisce la fase in attacco ora con Bronzo, Gaeta. Casa è sempre Marrocchi. Beh, Casa che l'anno scorso giocava più terzino, quest'anno anche cambiando ruolo, insomma. Esatto, sì, no, ma a proposito di ruoli, prima parlavi di Nikočević, io vorrei dire, a parte questo fantastico gol che va a finire sotto le gambe di Nobile, sempre di Casa, 9-3. Esce ed entra, fa l'esordio nella partita Guggino, un altro ragazzo giovanissimo, il più giovane del roster, e che sta giocando in più ruoli proprio perché appunto, insomma, con coach Dumnic, soprattutto i giocatori giovani hanno l'opportunità di imparare tanti fondamentali. Devo dire che la versatilità è una delle caratteristiche di molti giocatori del Siena di quest'anno, perché parlando proprio di Bozidar, prima parlavamo di Nikočević, è un po' un jolly, diciamo. Intanto abbiamo visto segnare il Siracusa 9-4, è un po' il jolly come Guggino, anche perché Nikočević prima l'abbiamo visto giocare come pivot, poi ha giocato anche come ala nella scorsa partita, quindi insomma. Dove lo metti? Sì, teoricamente sarebbe un centrale, no? Quindi insomma, evidentemente può fare molti ruoli, tutti con grande qualità. Insomma, stiamo parlando di un giocatore che ha giocato ad alto livello in più paesi, quindi sicuramente questo lo facilita anche nella conoscenza del gioco. Ora vediamo se Siracusa riuscirà a accorciare nuovamente le distanze dopo il gol di Vanoli di poco fa. Niente da fare, Leban ci mette il piede, però Bronzo si becca 2 minuti. Nel frattempo Siracusa ha cambiato, tra i pali è entrato Javier Grande, giocatore classe 1982, pensa che giocava con il Siracusa 3 anni fa in Serie A e poi ha giocato una stagione in Francia e una a Ferrara e ora è ritornato tra le fila bianconere siciliane. Esportissimo, tra l'altro abbiamo visto poco fa una parata su un tiro di Gaeta. Ora dai 7 metri c'è Cagnete contro Pavani. E la deviazione di Pavani con il piede destro e la palla è fuori. 9-4, Siena sta difendendo molto bene. Sì, fortunato anche Pavani, ma bravo, perché è entrato nel momento decisivo e è riuscito a condizionare l'attaccante che tirava la massima punizione, quindi Siena rimane avanti di 5 appena in avvio. Ed ecco appunto che non è in assenza di Umberto Bronzo, che ricordiamo per lui 2 minuti di stop, Bozidar era in posizione di ala. Ora è stato chiamato un fallo ai danni del giovane bianconero senese, ovvero Guggino. Sì, che è entrato bene. È entrato bene con l'aggressività, con la faccia giusta, come gli chiede il coach. Guggino è il piccolo di Casa, perché classe 2003, è vero. 2003, però ha già all'attivo una buona stagione a Sassari, dove è riuscito a ricavarsi un po' di spazio in un team che ha fatto un'annata importante, quindi insomma. E qui c'è un cartellino rosso. Un cartellino rosso ai danni di Cagnete. Gaeta a terra, si tocca il ginocchio destro. La panchina siracusana di coach Vinci non particolarmente convinta. Un po' di proteste. Le proteste chiamano cartellino giallo per coach Giuseppe Vinci. Cartellino rosso pesante, perché insomma 11 minuti giocati, quasi 12. Ora Siracusa si ritrova a giocare in senza un giocatore importante. Senza un giocatore importante, sì. Cagnete. Ora vediamo coach Vinci che cosa potrà apportare alla sua squadra per cercare di riequilibrarla. È stato un episodio particolare, insomma ci ha sorpreso un po' tutti, panchine incluse. Allora, la panchina di Siracusa sosteneva sul fatto che non fosse stato volontario l'intervento,
evidentemente l'arbitro non era di questo avviso. Allora, per chi si fosse collegato soltanto ora, vedete giocare 7 contro 6 semplicemente perché poco fa Cagnete, il numero 14 di Siracusa, si è preso un cartellino rosso per un fallo su Felipe Gaeta. In questo momento abbiamo visto un'ottima parata di Grande su un tiro. Molto bene Grande. Assolutamente sì. È un giocatore come lui di grande esperienza, non si poteva aspettare insomma un gioco diverso, una difesa diversa. Disparità numerica, quindi diciamo che partita in salita per, sì, partita per in salita con qualche errore in difesa e con una Siena molto concentrata che ha bloccato l'attacco dei siciliani, poi la grana ulteriore del cartellino rosso che sicuramente complicano un poco i piani di Vinci e dei suoi. Ora vediamo col passare dei minuti come riusciranno a organizzarsi, soprattutto in difesa. Intanto vediamo l'attacco del Siena, il Passini perde la palla, però poi la riesce a recuperare Marrocchi e il tiro all'incrocio, sì, dei pali e il gol. Neanche Grande è riuscito a farci 4. Lievita il vantaggio quindi per i padroni di casa, che ora sono veramente padroni del match anche da un punto di vista soprattutto dell'inerzia, non tanto tecnico, ma insomma ora con l'inerzia in mano possono veramente giocare più in scioltezza. Sicuramente giocare con un uomo in meno psicologicamente non è facile, ma intanto l'abbiamo visto la rete del numero 32, Marco Bobicic. Lui è un altro acquisto di Siracusa, viene da Metelli Colonie, tra l'altro Metelli Colonie che quest'anno giocherà in A2. Sì. E Bobicic, il suo nome è legato a club importanti perché ha militato con Fasano, Sassari, Conversano, insomma, quindi anche lui classe 1992, montenegrino, ha una grossa esperienza alle spalle. Viene da un paese in cui la palla a mano è molto importante e come hai detto te è rodato a questo livello, quindi sicuramente è un innesto importante per una squadra che punta a rimanerci a questo livello, appunto. Continua l'ottima difesa del Siena che riesce a bloccare il passaggio e a riprendere il gioco, poi stoppato per mentre da uno sbaglio di Gaeta. Fuori Gugino, dentro ancora una volta il capitano Felipe Gaeta, che sembra assolutamente essersi ripreso dal brutto colpo. Sì, anche perché ricordiamo viene da un infortunio lunghissimo, insomma, ecco, ha esordito 3 giorni fa. Si vorrebbe evitare. Si vorrebbe evitare, visto che l'ultima volta che aveva giocato era proprio in questo palazzetto con la maglia di Bolzano. Esatto, si è fatto male a un minuto dalla fine, quindi non si è potuto neanche gustare la vittoria della Coppa Italia. La squadra di allora proprio contro la Ego. Abbiamo visto però un'altra parata, l'ennesima di Grande, ancora una volta su Gaeta. Beh, un ingresso importante perché sta riuscendo a limitare i danni, a contenere i tiri degli attaccanti di Siena. 10-5 al palestra tra la Ego Handball Siena e la Team Network Albatro Siracusa. 15 minuti, quasi 16. Ancora fase in attacco per il Siracusa. Il tiro del numero 32 Bobicic, che trova prima le mani di Alessandro Leban, ma poi va a segno. 10-6. Fallo in attacco, dice l'arbitro per Nico Casa. Beh, sicuramente stiamo vedendo una reazione importante di Siracusa. Assolutamente sì. Ha accorciato le distanze nonostante l'inferiorità numerica e le difficoltà di una fase centrale, cioè iniziale insomma, della partita, ora è tornata a contatto sotto di 3, quindi insomma rende per fortuna il match più aperto e godibile.
C'è Javier Grande che stimola i suoi e incita ovviamente a fare molto, molto bene. E sì, una reazione, possiamo dirlo, inaspettata, giustamente, perché comunque giocare con un uomo in meno non è facile, soprattutto contro una squadra come il Siena, però una reazione che stupisce, ma che fa piacere, perché è sempre una squadra vera, da squadra sul pezzo, ben allenata. Io resto convinto delle qualità dell'avversario di Siena di stasera, perché insomma una formazione che ha reso la vita difficile praticamente a tutti, quindi difficilmente lascerà punti così. Ora è chiaro, la partenza ad handicap e il cartellino rosso a un giocatore importante ne hanno condizionato l'avvio, ma la partita è già ritornata quasi sui binari dell'equilibrio, quindi Dumnic sicuramente con i suoi starà parlando di questo. Si ritorna in campo dopo il time out, la palla in mano a padrone di casa, 10-7, è passato più del primo quarto d'ora del primo tempo. Casa, Gaeta, intanto è ritornato Bronzo. Gaeta, Casa, Nikocevic, Marrocchi, sbaglia comunicazione con Felipe Gaeta e quindi Siracusa riesce a fare un contropiede. Sì, per fortuna dei padroni di casa la difesa ha collassato in tempo impedendo il contropiede puro, però sicuramente c'è stata una piccola incomprensione tra i due amici nazionali, Marrocchi e Gaeta, e è una palla persa banale. Ecco, si pensava che andasse subito all'attacco, poi invece c'è stato un freno alla fase di attacco di Bobicic, hanno cambiato la palla, probabilmente c'era un problema con quella vecchia, ora si riparte con più calma per gestire la fase di attacco per la squadra ospite. È un attacco importante, perché tornare sotto di due vorrebbe dire insomma rimettere in discussione tutto, non che sia chiusa, anzi, però insomma un po' di confusione in fase di attacco. A un certo punto si pensava che la palla fosse stata presa fosse stata ripresa, sì. Poi però Leban è stato bravissimo e dal gol sbagliato è nato quello subito ancora da parte di Gaeta. Qui c'è stata un'incertezza del portiere siciliano Javier Grande, punito da Felipe Gaeta, 11-7 al 18° minuto. Ancora Siracusa con Vanoli. Che trova la traversa. Anche fortunata Siracusa in questo momento. Però ottima difesa di Bobicic, che riesce a rubare la palla, ma poi trova ancora una volta Leban. E poi ancora Siracusa col numero 22, Alessio Lobello, che trova invece la rete del meno 3. Beh, meritata e caparbia, perché al termine di un'azione lunga, partita da un recupero importante a metà campo, e nonostante un altro grandissimo intervento del portiere di casa, insomma Lobello è stato il più rapido ad avvertarsi sulla sfera e a segnare quello che insomma vale il meno 3. Stiamo assistendo ad una partita molto molto fisica e molto maschia, devo dire. Gaeta ancora una volta a terra, su di lui c'è una marcatura molto molto stretta. Intanto il contropiede di Cuello, 11-9 con Juan Pablo Cuello. Beh, si sta rivelando in serata e ha rimesso la partita su dei binari insomma più legati all'equilibrio.
rendendo il finale di tempo, gli ultimi 10 minuti sicuramente più emozionanti di come sembrava potesse essere. Prima che casa, insomma, segni un altro gol e aggiunga alla lista di quelli segnati stasera. Tra l'altro Nico Casa, che con i suoi 31 gol, però prima che segnasse questi contro il Siracusa, è per il momento tra i 20 marcatori con più reti per quanto riguarda la Serie A1. Beretta, una bellissima parata, anche un po' fortunata, sì, sì, esatto, viso, però, di diciamo Alessandro Leban. L'importante poi è il risultato, no? Dicevo, sia Nico Casa che Cuello sono tra i 20 marcatori di questa Serie A1 Beretta per il momento. Uno a 31 reti, uno a 29, ovviamente escludendo quelli fatti qui sul campo questa sera. C'è da asciugare il parquet. Intanto ne approfitto, Guido, per ricordare le partite sugli altri campi, perché in questo momento insieme alla Ego Handball Siena e a Siracusa stanno giocando Santarelli Cingoli contro la Raimon Sassari, Spare Repan contro Acqua e Sapone Junior Fasano, poi alle 20 ci sarà Pressano Conversano e alle 20:30 Cassano Magnago Trieste. È stata rinviata Bolzano al Periamerano, intanto il gol sempre di lui, sempre di Cuello, 12-10, riporta Siracusa a meno 2. Siracusa non molla, resta attaccata alla non partita. Non molla, anzi attacca, morde. Attacca, sarebbe importante per loro chiudere il primo tempo con uno svantaggio minimo. Se non addirittura pareggio. Se non, esatto, per poi giocarsi tutto nel secondo. È stata rinviata, appunto, come dicevo prima, a Bolzano al Periamerano. Merano è stata veramente sfortunata, un inizio di stagione sfortunatissimo, perché credo abbia giocato soltanto una partita fino ad oggi. Sì, purtroppo è stata condizionata dalla positività al tampone di alcuni suoi tesserati che gli stanno facendo perdere partite a cascata. Questa volta però il rinvio è per una accertata positività della società invece di Bolzano. Di Bolzano, non esatto. Non quindi a maggior ragione la sfortuna li perseguita. Dovrebbero recuperare la partita in questo palazzetto tra 10 giorni, il 21 ottobre, nella speranza, insomma, che non succedano altri eventi poco graditi, ma insomma la situazione sembra migliorare in casa Merano. È chiaro che poi alla fine dovrà giocare tanti turni infrasettimanali, e considerando che è un campionato particolare con una squadra in meno e con tante soste e anche molto lunghe, non sarà facile. Ancora un'altra rete di Cuello. Beh, lo avevamo detto, eravamo stati profetici, la partita sarebbe stata equilibrata e l'avvio con Siena, che era partita sprint, e Siracusa che soffriva, non ci aveva, tra virgolette, illuso che sarebbe stata facile, ma anzi. Juan Pablo Cuello segna il 12-11, un punto assolutamente importante, il terzino destro argentino classe 1999, che però stiamo vedendo anche in posizione di ala, sta facendo sicuramente un'ottima partita fino a qui e sta mettendo in difficoltà la difesa bianconera. Sì, che adesso è un po' meno aggressiva rispetto a prima e anche un po' meno precisa in attacco. Esatto, mi hai rubato le parole di bocca, anche un po' imprecisa, questa volta da Nikocevic arriva l'imprecisione che non, insomma, non te l'aspetti da giocatori del calibro, no, di Nikocevic, però può succedere, soprattutto può succedere quando... come è successo a Trieste all'ultimo secondo, purtroppo anche se lì era più giustificato, insomma, era l'ultimo minuto della partita, però insomma... Il gioco probabilmente era fermo. Sì, infatti, quindi niente pareggio per Siracusa. Niente del pari, ma insomma c'è un'altra azione in attacco. Un'altra possibilità sprecata però, perché Felipe Gaeta intercetta la palla e Pasini in contropiede riesce ad andare a rete. 13-11. Fatto in tempo a segnare e poi a lasciare il posto a Crea.
Ancora in attacco Siracusa prova ad accorciare nuovamente le distanze, era arrivata vicino al pareggio. Un'azione molto simile a quella di prima, perché Felipe Gaeta riesce a intercettare la palla, quindi ci deve essere un problema di comunicazione tra Bobicic e Cuello. Questa volta a bloccare l'attacco è Nikočević sul suo connazionale. Il numero 32 non riesce a passare. La difesa di Siena ora, dopo qualche azione di blackout, è tornata a essere un po' più aggressiva, dopo anche gli urli di Dumnić, che sicuramente sono serviti a chiudersi un po' di più, ecco. Sì, anche perché Siracusa sta giocando palesemente molto in attacco, quindi Siena deve chiudersi, non deve dare assolutamente nessuna possibilità di azione, di movimento. Ancora un'altra parata di Grande, che alza le mani in segno di vittoria, perché para l'ennesimo tiro di Felipe Gaeta. Sicuramente Grande è stato decisivo per il rientro in partita dei suoi. Assolutamente. È entrato nel momento più difficile. Mentre c'è un time out. Sicuramente scelta non fatta a caso da parte di coach Vinci. Sicuramente no. Contribuito a spostare l'inerzia, perché l'inerzia era saldamente nelle mani dei padroni di casa, poi ci sono stati 5-6 minuti in cui si è capovolta, anche grazie alle parate di Grande, che hanno dato il via poi azioni di contropiede con cui Siracusa ha piano piano avvicinato Siena, e adesso a 5 minuti alla fine del primo tempo è sotto solo di 2 e quindi pienamente in partita. 13-11 al palestra tra la Ego Handball Siena, Team Network Albatros Siracusa. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo. Una partita equilibrata, l'abbiamo detto fin da subito. Poi sembrava che l'espulsione di Cagnette dovesse, diciamo, in qualche modo rompere l'equilibrio e quindi dare una mano a Siena, sì, che complicasse tutto ulteriormente. In realtà, almeno per adesso, non è stato così. No, anzi, possiamo dire che in alcune azioni, che paradossalmente sì, ha dato qualche segnale di cedimento, comunque di confusione. Sì, e Siracusa invece, come dicevo, paradossalmente in difesa si è stretta, si è chiusa meglio, con maggiore aggressività. E poi da quello ha trovato dei contropiedi che le hanno permesso di avvicinarsi. Quindi, almeno è chiaro, poi le espulsioni, come in tutti gli sport, si valutano più sul lungo periodo, però insomma l'approccio dopo il rosso è stato di livello. E vediamo ancora una volta Siracusa in attacco con Bobicic. Il passaggio un po' incerto con Di Vanoli. Bronzo prova a rubare la palla ma non ci riesce. Vanoli va al tiro e trova la porta. 13-12. Gol del numero 10, Federico Vanoli, 1994, italo argentino. Questo è un attacco importante per l'Ego. Assolutamente sì, perché diciamo che con questo si conferma il più 2, ma non avviene perché Nico Casa sbaglia, e quindi 13-12. Quindi c'è la palla che potrebbe essere del pareggio. Esatto. Per la prima volta nella partita. Vanoli, Bobicic. Lo scambio con Murga. Ancora Vanoli, Murga. Si fa vedere Bobicic che prova il tiro fermato da Guggino. Dumnić richiama Guggino. Per fare un po' di ordine, riinserisce Nikočević.
Abbiamo invece come ala sinistra Ilia Crea, uno dei giovanissimi entrati proprio quest'anno in casa bianconera. Sì. Giovanissimo emiliano come Pasini, di cui ha preso il posto con una carriera simile, nella speranza che possa ricavarsi lo spazio e lo stesso Pasini. Due minuti per Bobičić. Abbiamo assistito ad un'azione abbastanza intelligente e ben gestita da Siena, però purtroppo non finalizzata, insomma, perché il tiro di casa ha trovato ancora una volta le mani di Grande. Intanto due minuti del giocatore più importante di Siracusa questa sera, in un momento già complicato per l'inferiorità numerica. Siena ancora in attacco, si aspetta di asciugare il parquet, dopodiché si riparte da Nikočević, sempre Nikočević, Gaeta, Marrocchi, casa, palla in mano ora al siracusano Umberto Bronzo, casa, Marrocchi, Gaeta, sempre Marrocchi. Lo scarico per Gaeta, il passaggio per Peppasini che va a segno. E si fa trovare pronto ancora per una rete importante, riporta a due le lunghezze di distanza. Insomma, per Siena sarebbe veramente fondamentale approfittare dell'uscita del giocatore un po' cardine in questa fase degli avversari. Di Bobičić, sì. Intanto esce Dario Quattrocchi ed entra con numero 34, Mizzoni. Murga, Siracusa è senza Bobičić, fermo per due minuti e la fase d'attacco non va come sperava. Mizzoni viene bloccato duramente dalla difesa di casa. Ancora Murga, Queio si fa vedere il numero 10 Vanoli che prova il tiro, il pallonetto, ma non ci riesce. E beh, sfortunata qui Siracusa. Mancano due minuti scarsi, quindi diciamo che Siena deve cercare di allungare un po' le distanze. Qui un tiro che forse Pasini non si aspettava, ma comunque riesce a mantenere la palla in gioco. Marrocchi per casa che riesce a entrare, ha trovato Marrocchi illuminante, spiraglio. Che trova lo spiraglio giusto per casa, che a sua volta è freddo, e Siena capitalizza al massimo questo momento di difficoltà di Siracusa, riportandosi a più 3 dopo che Siracusa ha avuto anche la palla in mano del pareggio. 15-12. C'è il tempo per l'ultima azione del Siracusa, rientra Bobičić, la palla infatti va proprio a lui, Vanoli, Bobičić, il passaggio per Mizzoni che trova però Leban, solo che c'è stato un fallo di bronzo e quindi il tiro da 7 metri, un fallo che si poteva evitare perché insomma mancano pochi secondi, col senno di poi assolutamente. Mancano pochi secondi e Siracusa ha la possibilità di segnare, così fa il numero 4, sempre Queglio, 15-13, quindi ancora il tempo per un'altra azione, questa volta per il Siena con casa che prova subito il tiro, ma il suono della sirena, però credo che ci sia il tempo per un ultimo tiro da 9 metri che proverà Marrocchi. Niente da fare, tutti negli spogliatoi per la pausa, insomma, tra primo e secondo tempo, 15-13 qui al palestra, e la pausa, una piccola pausa anche per noi.
La settima giornata di campionato, la sesta partita giocata per entrambe le squadre, da una parte Lego Handball Siena, dall'altra Team Network Albatros Siracusa. Il tabellone segna 15-13 per i padroni di casa. Insieme a me sempre Guido De Leo, che per fortuna non se n'è andato, è ancora qui con me. Allora Guido, si preannunciava una partita non così, diciamo, così difficile per i padroni di casa, semplicemente perché guardando, diciamo, la classifica, anche certo, se siamo all'inizio della stagione, quindi sono, diciamo, commenti anche un po' buttati lì a caso, sì, superficiali, no? Visto il momento, esatto, certamente, assolutamente sì, però abbiamo una squadra, Lego Handball Siena, che sta tra le prime 5, quindi la parte alta della classifica. Dall'altra parte abbiamo la neopromossa Siracusa, che appunto neopromossa, ha vinto soltanto una partita contro Fondi, però come abbiamo detto prima ha giocato contro avversarie ostiche e quindi è per il momento nella parte bassa della classifica. Però abbiamo visto, abbiamo assistito ad una prima mezz'ora molto combattuto nonostante la differenza numerica, perché ricordiamo Siracusa gioca in 6 dopo l'espulsione di Cagnete. Sicuramente la partita è stata condizionata da un avvio sprint dei padroni di casa sulla falsa riga di ciò che avevano fatto nel secondo tempo di Fondi mercoledì sera. Sono partiti molto bene, rinvigoriti anche da un Gaeta titolare che nei primi minuti ha fatto benissimo. Poi c'è stato l'episodio che rammentavi te, cioè l'espulsione di un giocatore importante di Siracusa, con tra l'altro annesse e connesse proteste della panchina, che poteva veramente condizionare in maniera clamorosa la squadra siciliana, perché si trovava sotto di 3 o 4 reti con l'inerzia a favore degli avversari e con un giocatore in meno. In realtà poi in quel momento la partita ha preso una piega diversa, forse inaspettata, cioè che i siciliani sono rientrati a contatto piano piano, si sono messi in maniera più aggressiva in difesa, si sono compattati, diciamo, sia mentalmente che tecnicamente. Ne è nata una partita ancora più maschia, ancora più veloce, e con Siracusa che ha sfruttato invece una Siena che ha avuto un leggero rilassamento, se così si può dire. Probabilmente perché Siena non si aspettava quel tipo di reazione subito dopo l'espulsione. Sicuramente anche i giocatori di Dumbrich inconsciamente pensavano di essere al sicuro, o comunque di aver messo quantomeno in cassaforte un primo tempo con un vantaggio molto ampio. In realtà poi si sono accorti per l'ennesima volta che questo è un campionato equilibrato e che su 15 squadre ce ne sono diverse di buona qualità. Secondo me Siracusa è una di queste, magari non da primissimi posti, ma sicuramente è una squadra che ha dei valori discreti rispetto a quella che è l'attuale classifica. Quando comincerà a giocare gli scontri diretti consecutivi e non sempre impegnata in partite complicate come quella di oggi, sono convinto che i punti lieviteranno, e come. Poi tra l'altro c'è da dire che, a parte le partite non proprio semplici che ha avuto fino ad oggi Siracusa, coach Vinci è stato anche sfortunato dal punto di vista degli infortuni, scusate il gioco di parole, perché il roster siciliano è molto lungo, però ci sono parecchi infortunati, tra cui lo stesso figlio del coach Vinci, nonché ex della serata. Esatto, nonché ex giocatore bianconero, ovvero Gianluca Vinci, che si è infortunato prima ancora che iniziasse il campionato, durante il torneo in Sardegna, quindi non ha potuto ancora fare il suo esordio con la sua squadra in massima serie, e non può giocare contro la sua ex, probabilmente questo gli peserà non poco. Sì, esatto, un ragazzo dell'anno scorso qui a Siena si è ritagliato comunque il suo spazio, nonostante un roster di livello importante e una squadra a lungo prima. Peccato, ma insomma il campionato è ancora lungo, ci auguriamo che non ci siano intoppi di nessun tipo sotto tutt'altro punto di vista, e che quindi insomma la stagione prosegua regolarmente, e soprattutto gli auguriamo una pronta guarigione al piccolo Vinci, piccolo detto in maniera ovviamente amichevole e dolce. Intanto abbiamo visto una parata ancora l'ennesima di Javier Grande, che sicuramente ha fatto una bellissima partita fin qui.
sempre 15-13 quindi alla palestra. Il Siena in attacco con Nico Casa, marcato dal numero 34 Zoe Mizzoni. E ancora Nico Casa che prova il tiro e centra la porta, 16-13. E non era facile battere grande, ci voleva una giocata improvvisa come quella di Casa, con Siena che ritorna con tre reti di vantaggio. Un tiro che ha preso alla sprovvista il portiere siciliano, che è rimasto per qualche secondo a terra perché non l'aveva vista la palla. Tanto riparte il Siracusa con Vanoli, Murga. Vanoli si fa vedere Mizzoni, ma Vanoli tenta il tiro bloccato e fa un fallo. A terra ben due, non uno, ma due giocatori di Siena. Uno è Umberto Bronzo, perché si riconosce dalle scarpe, l'altro è Nico Casa. Beh, a testimonianza che la partita è molto maschia, molto fisica, i contatti non mancano. Gioco fermo, Nico Casa si è rialzato, anche se si è toccato un po' il viso, invece Umberto Bronzo a terra si riallaccia alle scarpe verdi. Si riprende a giocare Nikocevic. Marrocchi si fa vedere Gugino, Gaeta, lo scarico per Nikocevic e poi Umberto Bronzo, ed è proprio lui che segna il secondo gol, se non sbaglio Guido, giusto? Sì, il secondo sì. Gol in questa partita, 17-13. Siena, come aveva iniziato nel primo tempo, inizia anche nel secondo, un avvio sprint, un parziale di 2-0 che rimette le cose, diciamo, un po' più a posto rispetto a come era finito il primo tempo. Bisogna vedere se, insomma, questo livello alto lo tiene fino alla fine, perché abbiamo visto anche nelle partite passate che ogni tanto diciamo ha dei segnali di cedimento la formazione di Casa. Sì, sicuramente va a momenti, anche a fondi il parziale poi è stato di 4 reti, quindi relativamente ampio, però la partita è stata molto più combattuta. Il gol di Vanoli riporta il Siracusa 17-13 a meno 4. E poi in contropiede c'è stato l'errore di Bronzo. Bobicic non riesce a passare, ma invece Mizzoni sì, solo che il piede di Alessandro Leban difende bene la porta. Non so se riuscite a vederlo voi da casa, ma Dumnic è abbastanza, diciamo, adirato con i suoi sì. giocatori. Nikocevic, Marrocchi, Gugino, ancora Gaeta. Marrocchi bloccato da Mizzoni. Si riparte. Gaeta. Marrocchi, Nikocevic si gira, ma l'arbitro ha fischiato prima che lui tirasse. Fallo della difesa proprio nei suoi confronti, quindi si riparte. Nikocevic, Marrocchi. Beh, era importante per Siena riscavare un po' il vantaggio, perché con la ritrovata parità numerica è chiaro che comunque la partita teoricamente può ritornare ancora più equilibrata di come era finito il primo tempo. Marrocchi.
occhi il tiro, forse un po' troppo affrettato, era stanco probabilmente di aspettare, quindi gli è valsa la parata di grande. Adesso c'è invece Passini che ancora una volta va a segno, una buona prestazione di Passini, una buona azione del Siena. Sì, nata da un errore di Bobicic, è chiaro, poteva essere un contropiede importante per Siracusa, è nato l'opposto in realtà, e Siena è stata brava a approfittarne con uno dei migliori in campo a mio avviso. Beh, la Ego in molte partite ha dimostrato di saper, ha dimostrato un po' di cattiveria, no? Che è quella che chiede Dumnic ai suoi, punisce gli errori degli avversari e... Mentre qui c'è un fallo di casa. Casa su... Ma su, scusate, Mizzoni. Il tiro dai 7 metri. Lo tira proprio lui, Juan Pablo Cuello, che segna 18-14. Più 4 per il Siena qui alla palestra, sono passati 6 minuti di questo secondo tempo. Marrocchi, casa, Gaeta per Nikocevic in posizione di pivot. Marrocchi, casa, che perde la palla. Esatto. Ha perso la palla prima casa, poi l'ha persa Vanoli e l'ha recuperata Bronzo, che però non riesce ad andare a segno. Fase confusa della gara, Siena fortunata perché si guadagna un fallo tra le proteste di Mizzoni e della animata panchina siciliana. Proteste di Mizzoni punite con 2 minuti dall'arbitro. Bronzo era troppo forse sbilanciato verso sinistra e quindi il tiro è finito fuori. Ora c'è Nikocevic dai 7 metri contro Javier Grande. Nikocevic, non l'ho detto prima perché non volevo portare sfortuna, ma Nikocevic dai 7 metri non sbaglia mai o quasi mai. Raramente. Esatto. Sbagliò nella semifinale di Coppa Italia l'anno scorso contro la stessa Ego e contro il suo attuale compagno di squadra Lebanon. 19-14. L'Ego sta allungando le distanze, si riporta in questo momento a più 5 con il tiro da 7 metri di Bozidar Nikocevic. Bella partita per lui, per il montenegrino, che dimostra ancora una volta di essere versatile. Questa sera l'abbiamo visto anche in posizione di pivot. La palla per Umberto Bronzo, che questa volta riesce ad andare a segno. Beh, i 3 giocatori più esperti all'interno di questo roster senese molto giovane hanno le caratteristiche, insomma, Dumnic cercava, cioè una grande versatilità. Sono tutte e 3 dei grandi jolly, e quindi la coabitazione dei 3 contemporaneamente nasce anche per questo. Un ottimo inizio di secondo tempo per i padroni di casa, più 5. Devo dire che se il primo tempo è finito con una certa cattiveria da parte, aggressività da parte del Siracusa, ora, a parte il gol di Vanoni, stiamo vedendo un Siena in ottima forma. Sì, è rientrata meglio, è rientrata come aveva iniziato il primo tempo. Evidentemente la chiacchierata con l'allenatore negli spogliatoi è servita a ritrovare quella concentrazione che, come è normale che sia, in alcuni momenti della sfida era leggermente calata. Quindi in questa fase sicuramente sta approfittando di qualche difficoltà in attacco dell'avversario e sta ritornando a essere difensivamente più aggressiva. Siracusa in attacco. Vanoli con Bobicic che tenta il passaggio verso un'ala che non c'è però. Quindi casa, Nikocevic. Il tiro di rabbia bloccato da Grande. La Grande che non sembra avere intenzione di lasciare il posto al suo molto più giovane compagno di reparto. Che ha giocato pochissimi minuti all'inizio.
Poi il numero uno siciliano si è imposto tra i pali. Beh, la squadra è cambiata con il suo ingresso, sicuramente, come dicevamo nel primo tempo, ha contribuito in maniera importante a tenere la gala nel momento più difficile, e anche dal punto di vista emotivo, insomma, si conferma un giocatore di grandissimo valore, mentre qui c'è un errore. Sì, l'errore sul quale non riesce a metterci una pezza neanche lo stesso grande, con Nikosevic tutto solo, che il contropiede realizza il più 6 indisturbato. Massimo vantaggio dei padroni, sì, di casa sul... Sì, dopo una fase in cui, insomma, l'andazzo generale sembrava un altro. Il Canovaccio della partita aveva espresso altri valori fino alla fine del primo tempo. Ora invece Siracusa sta iniziando un po' a deragliare in attacco e Siena prova a approfittare. Tra l'altro, tra i pali Siena è arrivato il giovane Pavani, che lo abbiamo appena visto ora protagonista di una bellissima parata su un tiro di Bobičić. Beh, Pavani decisivo già all'esordio a Fasano nel momento più importante della partita, con la parità fu bravissimo a stoppare il tiro dell'attaccante pugliese, e poi, insomma, da lì nacque l'azione che portò al gol Bargelli per i primi 2 punti della stagione. Complimenti per la memoria, Guido. Sono passate poche partite, possiamo solo per quello. Possiamo dirlo, complimenti. Allora, Siena torna in attacco. Passini, Casa, Nikosevic, c'è Gugino in posizione di pivot. Gaeta sembrava stesse perdendo la palla, ma invece l'ha recuperata. Passini e la scivolata. È ancora un ottimo Pasini. Va a segno 22 a 15. Siena allunga le distanze, sembra volare. Punisce gli errori degli avversari e va a segno. Cuello per Bobičić. Cuello è tornato in posizione di terzino, la sua, dopo un primo tempo giocato come ala. Sì, c'è da dire, Siracusa sta giocando anche con una squadra piuttosto giovane, è entrato anche il numero 24 Kuzupè, che è appena un 2005, insomma l'età media si è decisamente abbassata. Palla in mano a Umberto Bronzo, Nico Casa, Nikosevic. Siena prende tempo per gestire al meglio la fase d'attacco e strutturarla. Intanto le urla di Branko Dumnić dalla panchina. Passivo per i padroni di casa, e quindi la palla in contropiede in mano a Cuello, che però sbaglia. Sbaglia una rete che apparentemente poteva sembrare facile, invece non aveva fatto i conti con la serata di grandi riflessi di Pavani. Esatto. 22 a 16. Lego ora sembra molto più motivata, mentre dall'altra parte... Sì, motivata, parte... concentrata, determinata. E Siracusa, con tutte le difficoltà della serata, abbiamo detto, sta un po' pagando dazio. Palla per Gugino, Pasini, Nikosevic, Casa, sotto mano, ma non entra. Riparte Siracusa con Cuello e Vanoli, ed è Mazzoni che riesce a trovare riesce a trovare la rete del 22-17. Pivot classe 1994, il numero 34 siciliano. Sorprende Pavani, e tra l'altro si ritaglia un posto importante nella difesa bianconera. Casa, Nikosevic si alza ma cade a terra a seguito di un colpo sempre di Mizzoni.
dura la difesa siciliana. L'arbitro però decide che in realtà è Nikočević ad aver esasperato forse un po' troppo la situazione, quindi 2 minuti per lui. Nikočević non sembra molto convinto della decisione arbitrale. Sicuramente le parole del suo allenatore e connazionale lo calmeranno e gli faranno capire dove può aver sbagliato nella situazione, anche se insomma dalla panchina di Siena per questo fallo sono nate un po' di proteste. Tanto è entrato Crea a dare una mano ai terzini ed è proprio lui che passa la palla a casa. L'incertezza, ma poi recupera ed è sempre Casa che tira di rabbia. Nulla da fare per Javier Grande, 23-17. Beh, sta rivelando un fattore anche questa sera Nico Casa, insomma un 2001 che gioca con una qualità e un'esperienza sicuramente superiori all'età che ha. Ottima prestazione del numero 10 senese. Ancora in attacco sempre Siena, intanto noto con la coda dell'occhio che si sta scaldando Galliano. Sì, che ha esordito a Fondi pochi giorni fa nel finale, un ragazzo molto giovane, viene da Benevento, aveva fatto bene al piano di sotto e sicuramente la cura Dumnic porterà effetti anche su di lui, come lo sta portando su tutti i ragazzi giovanissimi del roster. L'attacco ora in mano a Siracusa che riesce a trovare un gol, e tra l'altro c'era veramente tanto spazio lasciato dalla difesa di Siena. Tanto spazio, squadre lunghe, contropiedi di continuo, esatto, mentre Gaeta ristabilisce subito le distanze. Quindi contropiede prima di Lobello e poi di Gaeta, 24-18 qui al Palestra per la Ego Siena. Bobicic, Cuello. Ancora Bobicic, Vanoli, Cuello, Vanoli, Cuello, si fa vedere Mizzoni, Vanoli per Mizzoni, ma il duo Casa Bronzo non lascia Ringhia passare. Bobicic, Cuello, Vanoli. Il tiro di Vanoli. Sì, uno dei migliori nella parte siciliana questa sera, non solo in attacco. Palla completamente fuori dal campo. Sì, c'è stato un errore di comunicazione oltre che tecnico. Che la palla è sfuggita proprio dalla mano di Crea nettamente. Cuello, Bobicic, si riparte, Siracusa riparte per cercare di riaccorciare le distanze. Il tiro forte di Bobicic trova le mani però di Giovanni Pavani, sempre molto attento in porta, e ora Siena ha la possibilità di attaccare nuovamente con Gugino, che riesce a sorprendere. Cercato e meritato il gol di Gugino, un ragazzo giovanissimo ma che si sta facendo trovare pronto come diciamo una delle primissime alternative alla squadra titolare. Pronto in qualsiasi posizione Dumnic decide di farlo giocare. Perché quando l'ho intervistato qualche giorno fa gli ho chiesto qual è la posizione che preferisci, lui mi ha detto ovunque decida. Probabilmente in una fase ancora così giovane della carriera, insomma, che ancora deve capire qual è il ruolo in cui può dare il massimo. Il gol di Cuello, 25-20, riporta il Siracusa a meno 5, assolutamente sì, uno tra gli ultimi arrivati, insomma, tra i nuovi acquisti in casa senese, tra il più giovane, e tra l'altro è stato uno dei primi a cui Dumnic ci ha dato subito fiducia. Sì, mentre ha fatto
suo esordio nella partita anche un altro giovanissimo, Davide Galliano, con il numero 6 nella parte bassa dei vostri schermi. Come diceva prima Guido, ha fatto il suo esordio 3 giorni fa a Fondi, ma giusto gli ultimi minuti di partita. Sì, per prendere un po' di contatto col campo, con la Serie A. Comunque il ragazzo si è sempre allenato bene, e a maggior ragione in questo momento in cui le partite sono molto riavvicinate, la sua freschezza può essere utile. Adesso Gugino si prende 2 minuti dall'arbitro. +26 più 6, adesso però il tiro dai 7 metri di Juan Pablo Cuello. Siracusa ha la possibilità di andare sotto di 5, così accade. Sì, ora il copione della gara è oggettivamente cambiato rispetto al primo tempo, e logico, insomma, Siena ha le mani sulla sfida, anche se il tempo che manca può permettere a Siracusa un eventuale nuovo tentativo di rientro, sì, a contatto. Quindi, insomma, Siena non deve cadere nell'errore che ha fatto nei minuti finali del primo tempo, evitare questo tipo di errori come è successo adesso e cercare, insomma, di portare a conclusione la partita senza faticare troppo. Però, insomma, Siracusa nei prossimi 2-3 minuti secondo me ha la possibilità di riuscire a scavare un po' qualcosa. Mancano quasi 20 minuti alla fine, ci 10 prova anche minuti, più giovane, scusa, in campo, ma ancora una volta Pavani risponde presente. Galliano forse è un po' emozionato, perché stiamo vedendo che ha un po' di difficoltà, diciamo anche prima un'incertezza sul passaggio di Pasini. Infatti i due si scambiano di ruoli. Lo scontro tra Felipe e Gaeta. Gaeta, la prima vera partita, insomma, giocata quasi per intero dopo molti mesi, non sembra pagare dazio dal punto di vista fisico, anzi. Beh, anche quella di Fondi, diciamo, ha giocato, sì, almeno sì, quasi 45 minuti pieni. Sì. Risultando anche poi decisivo con 5 realizzazioni, insomma, soprattutto nel momento in cui l'avversario pontino aveva provato a tornare in gara. Però, insomma, molti minuti consecutivi in 2 partite nel giro di 3 giorni per un giocatore che era fuori da fine febbraio. È chiaro, c'è stato il lockdown, quindi erano fuori un po' tutti, però insomma rispetto ad altri ha saltato anche gran parte della preparazione, quantomeno l'ha fatta in maniera parziale. Intanto il time out chiamato da Branko Dumnic sul 26-21, cosa vorrà dirgli secondo te, Guido? Secondo me è una chiacchierata che per tenere alta l'attenzione, più che da un punto di vista puramente tecnico. Magari c'è qualcosa che nelle ultime azioni non gli è andata molto a genio, quelle 2 o 3 palle perse banali. Anche dall'inesperienza. Date dall'inesperienza dei ragazzi che sono entrati dopo. Magari, ecco, appunto, vuole fare giusto il punto della situazione su questo tipo di cose, soprattutto in attacco. Ma secondo me sono time out anche, come si dice in un altro sport caro a questo palazzetto, emotivi, insomma, per tenere alta la concentrazione, perché nel finale può succedere sempre qualcosa di tutto e sarebbe un peccato per Siena condizionare una partita controllata per larghi tratti, magari soffrendo qualcosa in un finale, invece quando le energie possono essere gestite in maniera diversa, visto che tra 7 giorni ci sarà una partita che, con tutto il rispetto dell'avversario odierno, metterà di fronte una squadra, una diretta concorrente per le prime 3-4 posizioni della classifica. Stiamo parlando di Cassano Magnago, che verrà qui al Palestra la prossima settimana a sfidare l'Ego Handball Siena. Una partita che si preannuncia molto difficile. Beh, sì, forse Cassano è una delle squadre più in forma, come Siena è attesa dall'impegno europeo tra circa un mese, quindi
vuole provare a capitalizzare al massimo questa fase iniziale della stagione per rimanere attaccata alle primissime. Io insomma penso che Siena e Cassano siano due che arriveranno nelle prime quattro potenzialmente, sì. Quindi insomma sarà già un primo scontro diretto importante per Siena, che ancora di avversari diciamo da top 5 del campionato ne ha incontrati pochi, ecco. Intanto vediamo il Siena in attacco proprio in questo momento, ma un errore di comunicazione tra Passini e Gugino che però ha subito il fallo, sempre in attacco, quindi si riparte da Siena, casa, ancora Gugino per Passini, Bronzo si fa vedere, casa, il tiro troppo alto. Beh, sicuramente il processo di crescita di questa squadra passa anche dalle difficoltà, stavamo parlando prima degli scontri diretti, quello giocato contro Sassari, che è un'altra delle squadre potenzialmente in lotta per, se non lo scudetto, i primissimi posti, è stato molto utile per la squadra, perché una sconfitta salutare avvenuta all'inizio del campionato contro una squadra molto forte, che però ha secondo me insegnato molto ai ragazzi di Dumnic, che dopo quel KO sono usciti sicuramente più aggressivi e più compatti. Poco fa un tiro forzato di Cuello, diciamo che è la conferma che forse Sassari è un po' scoraggiata in questi ultimi 10 minuti di partita. Poi c'è stato l'errore di Umberto Bronzo e ora Sassari... si stava parlando di Sassari, no, ovviamente... Cambiamo isola, esatto. Torniamo in Sicilia. Sì. Però sicuramente Siracusa, chiaro, ha avuto dei minuti complicati, ora è sotto di 4, mancano 8 minuti, la partita è oggettivamente piuttosto compromessa, però insomma... Intanto Bobicic ha una smorfia in viso che non dice nulla di buono, perché prima zoppicava un pochino, poi la smorfia in viso però sembra stare bene. Intanto finalmente il gol di Gugino nelle due azioni precedenti l'abbiamo visto bloccato più volte, 27 a 22 più 5 il Siena. Cuello, prova il passaggio per il numero 22 del Siracusa, Alessio Lobello, che però finisce a terra. 2 minuti ancora per Bozidar Nikocevic. È un secondo tempo un po' sfortunato per il Montenegrino, che tra i due richiami dell'arbitro, qualche errore, le chiacchierate col coach, insomma ha passato più minuti del consueto in panchina, lui che insomma è un titolarissimo. Riparte Siracusa, non fa in tempo a ripartire perché coach Vinci decide di chiamare il time out. Vuole parlarci su un po' coi suoi. Un secondo tempo forse meno aggressivo rispetto meno emozionante, del... meno emozionante. Sì, sicuramente, non tanto per il numero di gol, ma insomma quanto per la qualità delle azioni, per le emozioni, il gioco è sceso di intensità, come poteva anche essere logico che fosse. C'è anche un po' di stanchezza. Anche un po' di stanchezza, esatto, ora la fase è stata decisamente meno spettacolare, ci avevano abituato piuttosto bene nel primo tempo le due squadre. La gara era stata più piacevole oggettivamente. Difficile da raccontare visto la velocità delle molto, azioni. Molto, perché non facevamo in tempo a descrivere un'azione che ce n'era un'altra. ...27 a 22, il tabellone segna 22 minuti e 41 secondi. Siena sempre più vicina alla vittoria.
Lo bello per Cuello Bobicic, Cuello per il numero 24 che è Giuseppe Cuzzupè, non l'avevo minimamente nominato fino ad oggi, fino a questo momento. È il più giovane in campo, un classe 2005, quindi proprio un ragazzino giovanissimo, ma che si sta meritando questo esordio tra i grandi, insomma, se pensi che da parte degli avversari c'è Gaeta che è dell'82 o anche il suo stesso compagno di squadra in porta grande, e a quell'età lì, esatto. Insomma, invece questo ragazzo è così giovane, ma si sta ritagliando un minutaggio importante nel secondo tempo e meritato. Intanto qui l'azione è un po', diciamo, c'era un po' di confusione nella difesa perché non ha fatto in tempo a rientrare il Siena, che Siracusa ha attaccato, quindi 27-24 si riporta sotto meno 3 punti. Come dicevamo, insomma, che l'obiettivo di Siena poteva essere quello di cercare di evitare un rientro dell'avversario nel finale, e puntualmente invece sta accadendo, perché della prestazione di Siracusa sta anche in questo, cioè quello di non aver mai mollato psicologicamente nonostante la differenza in termini di gol e anche tutte le difficoltà, insomma, palesate questa sera. Tanto rientra Marrocchi per Gugino, mentre dall'altra parte 2 minuti per il giovane di cui parlavamo prima, ovvero Cuzzupè. Il tiro dai 7 metri lo spetterà proprio a lui, a Umberto Bronzo, il numero 11, contro Javier Grande. La doppia finta di Umberto Bronzo e poi il gol. È un gol importante, perché comunque psicologicamente sbagliarlo in questa fase poteva permettere a Siracusa di avere qualche briciola di energia in più, restando sotto di 3 con un attacco che poteva portarla a solo 2 gol di distanza. Quindi la responsabilità dell'ex, che sembra un giocatore navigato, in realtà è appena ventenne, era grande. Intanto il gol del Siracusa, la risposta è stata veramente rapida di Bobicic, sicuramente tra i migliori in campo della formazione. Sì, decisamente, tra i migliori in campo della formazione siciliana, è uno dei più continui di tutta la sfida, avversari inclusi. 28-25, mancano 5 minuti, Siracusa quindi si fa sentire, si fa vedere, non ha alcuna intenzione di mollare. Marrocchi, scusate, per Nikocevic, che riesce a mantenere in gioco la palla. Parlano Nikocevic e Marrocchi mentre viene asciugato il parquet. Dumnic intanto ne approfitta per dare indicazioni a Nikocevic. Sì, difficilmente comprensibili in quanto è un montenegrino, però insomma sicuramente c'è qualcosa che non gli tornava nell'azione. Casa per Marrocchi, che si alza e lancia questa fantastica palla che Grande non riesce neanche a vedere. 29-25. Niente da fare per Bobicic, è stato bloccato in 3. Ancora Bobicic, e ancora Siracusa in attacco, che però non riesce a concludere l'azione, fermata, stoppata dalla difesa bianconera. Murga per Vanoli, Bobicic, il tiro fuori. Tiro all'errore, un'occasione importante sfumata, ora Siena ha l'opportunità con un attacco manovrato di oggettivamente portarsi a più 5, a quel punto mettere i titoli di coda
con qualche minuto di anticipo alla contesa. Il fallo su Nico Casa, richiamato da coach Dumnic. Ha provato a penetrare il numero 10 senese, ma è stato duramente bloccato dalla difesa siciliana formata dal numero 34 e numero 32, Bobicic e Mizzoni. Si riparte dai 9 metri con Casa Nikočević. Marrocchi, Casa, Nikočević che prova a trovare uno spazio ma non ce la fa. La ripartenza è per Vanoli che però perde la palla e la recupera Pasini in contropiede che trova prima le mani di Grande ma poi la rete, e questo è l'importante. 30-25 Siena, quando mancano 3 minuti va avanti, va sopra di 5 punti, 5 reti importanti. Beh, Pasini ha messo il punto esclamativo a una sua grande partita, una delle migliori della stagione, ma insomma in linea con un avvio di campionato importante. Questo ragazzo giovanissimo è arrivato a febbraio di quest'anno, fine gennaio di quest'anno, e che ha saputo ritagliarsi, nonostante arrivasse dalla 2, uno spazio importante a questo livello. Già l'anno scorso aveva dato insomma la possibilità molto sia nelle pochissime occasioni con Fusina che poi con Lisica, aveva fatto capire insomma un ragazzo di grande prospettiva e un'ala di valore. Murga per Vanoli e ancora Bobicic. Vanoli al tiro che riesce ad andare a segno. 30-26. Dumnic richiama i suoi alla calma. Mancano 2 minuti, quindi non c'è motivo di innervosirsi. Sì, beh, chiaro. La partita a questo punto è abbastanza in cassaforte per Siena, che è riuscita comunque nell'intento di controllare la reazione degli avversari. A questo punto, insomma, con il gol del più 5 di un ritrovato Pablo Marrocchi, insomma, direi che la questione è chiusa. Però, insomma, io farei complimenti anche all'avversario, che poteva essere una serata ancora più complicata, il passivo poteva essere più largo se Siracusa non fosse stata brava a tenere dura, a stringere i denti nei momenti più complicati. Siena ha vinto, insomma vincerà questa partita, manca poco più di un minuto, però secondo me il team siciliano può recitare un ruolo di buon livello in questa stagione e conquistare una permanenza in A1. Tanto il time out chiamato da coach Giuseppe Vinci, quando mancano meno di 2 minuti alla fine. Le prossime partite vedranno l'Ego Siena, come abbiamo detto prima, impegnata contro Cassano Magnago, una partita che sicuramente si preannuncia molto difficile per la formazione di Casa, mentre Team Network Albatros Siracusa sarà impegnata a Trieste. Questa è già una partita più interessante nel senso che Trieste, dopo un avvio discreto, ricordo anche bene la partita giocata con la Ego, di ottimo livello, ora in questo momento è un po' in difficoltà, ha cambiato anche qualcosa dal punto di vista tecnico. Per Siracusa può essere l'occasione di provare a far punti in trasferta. Poi devo dire che il campo, cioè nel senso giocare sempre a Trieste come campo non è mai facile. Stiamo parlando di un'altra società come quella siciliana di stasera, con una tradizione in questo sport che insomma va fuori dal comune, ecco, insomma, diciamo, sono tra quelle guida del movimento italiano, quindi sarà sicuramente una bella sfida. Io penso che la Siracusa di stasera, se impara dagli errori, può rendere la vita dura anche a Trieste, come ha fatto per buona parte dell'incontro anche stasera qui.
Assolutamente sì, poi a maggior ragione si recupera anche giocatori come lo stesso Gianluca Vinci, ma anche come l'italiano Matteo Pola alla destra, anche lui infortunato. Quindi, insomma, c'è sì, margine. Con il roster più lungo, con tutti i giocatori a disposizione, con la capacità di un allenatore navigato come Vinci, ripeto, sono convinto che insomma possano risalire la classifica. Hanno già scontato il turno di riposo, quindi insomma questo può essere un vantaggio, perché è chiaro, le avversarie dirette, molte di esse ancora non hanno usufruito, quindi può essere un fattore. Meno di un minuto alla fine, il Siracusa in attacco perde però la palla, recuperata invece da Umberto Bronzo, che però commette un'infrazione, esatto. Quindi la palla resta in mano degli ospiti. Bobicic per Vanoli e poi Murga, ancora Vanoli, la comunicazione per Mizzoni. È un gran gol del pivot Mizzoni, che ha giocato tutto il secondo tempo, parte anche del primo, e si è dimostrato all'altezza del compito e della situazione. Passini per Casa e poi Marrocchi, Gaeta per gli ultimi secondi di questa partita. Il gol di Pablo Marrocchi mette il sigillo ad una partita. Punto esclamativo sulla sirena. 32-27 qui al Palermo. La sostanza di una partita comunque controllata nel finale, senza grossi patemi. Una bella prestazione di entrambe le squadre, una bella partita per la formazione di Casa, quindi che conquista altri due punti, 32-27. Rimanete con noi, perché fra pochissimo sentiremo i protagonisti della serata, ai nostri microfoni i protagonisti della partita, con le interviste a bordo campo ai due allenatori e poi a due giocatori delle rispettive squadre. Quindi rimanete con noi qui in diretta su Eleven Sport.
Dove vuoi? Va bene. Prego, Ma scusa, io ti devo ringraziare. No, è la società ti ringrazia. Quello è vero. Te quando hai fatto manda Dumic quando vuoi, prima di scena, e poi te parlo. Aspetta, mi sei angosciato. Ci sentiamo domani. Ciao. Duccio, ma te registri le interviste? No, volevo capire infatti, perché soltanto ho scelto le camere e tutto, evitavo. No, però se mi dai giusto il cellulare, si registro Dumic perché devo scrivere un pezzo allora, al volo. Aspetta, devo registro e poi te lo ma anche mangio. Solo video, anche solo audio, No, va bene. No, nel senso, tanto mi basta l'auto. Sì, solo audio. L'audio come li si fa? Perché qui ho paura di finire in mezzo alla telecamera, vuoi così e via? Ma infatti secondo me è meglio farle solo audio per te. No, tanto per voi, io tanto non no, appunto, perché sennò servono a entrambe, appunto, quindi vanno. Cioè secondo me ho paura che non lo prendi da qui, però si prova. Appunto, forse si avvicina la telecamera. Se la telecamera troppo vicina. Cioè, non mi dicevo, se si avvicina proprio la telecamera. Cioè qui. A lei e a Ilenia. Qua tramite la camera. Tutto aperto. Se mi avvicino soltanto mi male fuori. La facciamo la campagna. Buonasera. Ci siamo? Possiamo andare? Sì. Ok. Lei allora lì. Siamo pronti? Lui sì. Coach Giuseppe Vinci, era un campo non facile per Siracusa, però i suoi ragazzi hanno dimostrato grande carattere e soprattutto nel primo tempo hanno tirato fuori una molta cattiveria. Io credo che siamo stati penalizzati oltre misura dall'espulsione di Cagnete. Ora non voglio entrare troppo nel merito della decisione arbitrale, però mi sembra che sia stata un po' eccessiva, anche perché nel secondo tempo c'è stato un fallo molto più grave di quello che ha fatto Cagnete, non sanzionato assolutamente. Credo che oggi non ho nulla da eccepire alla mia squadra perché i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, così non possiamo continuare ad andare avanti perché purtroppo tra infortuni, tra quello che succede per delle opinabili decisioni arbitrali, queste siamo alla seconda espulsione di un certo tipo, credo che questa squadra meriti solo un plauso. È una squadra giovane, una squadra che sta dando tutto quello che può dare. Una squadra sicuramente migliorabile, non credo che abbiamo fatto vedere qualcosa in meno del Siena. Il Siena ha delle buone individualità, non mi sembra che abbia fatto un gioco corale di squadra, a differenza nostra che dove dobbiamo assolutamente mettere in campo un gioco di squadra per cercare di sopperire sia alle assenze ma soprattutto alla mancanza di fisicità che abbiamo. Credo che Marrocchi, Gaeta e Marrocchi e Gaeta oggi abbiano vinto la partita del Siena. Lo stavo per dire io, ovvero roster lungo il suo, però dimezzato dagli infortuni e l'espulsione di Cagnetti ha sicuramente diciamo cambiato un po' l'equilibrio della partita, però è proprio in quel momento che abbiamo visto maggior carattere da parte dei suoi, quindi sicuramente una cosa da sottolineare. Sicuramente, ma questa è una squadra, ripeto, che molti danno non quotata. Io purtroppo fino ad oggi posso dire solo una cosa, vorrei avere la mia squadra al completo per misurarmi, per capire quanto valiamo veramente. Io credo che questa squadra valga tanto, nonostante le assenze, nonostante tutte le avversità. Devo dire che in panchina avevamo Pola che non può giocare perché ha un risentimento muscolare, Sortino uguale è rimasto a casa, mio figlio Gianluca non gioca da già un mese.
e Bobičić ha giocato con un risentimento muscolare, quindi siamo un po' incerottati, però va bene così. Io ripeto, non ho nulla da rimproverare particolarmente alla squadra. Certo, dovremmo cercare di migliorare in fase di possesso palla, dovremmo cercare di non fare troppi errori, però dico una cosa, credo che questa squadra abbia dimostrato di avere un gioco, di avere una sua coralità, a dispetto di quelle individualità che sicuramente non abbiamo. Grazie mille. Va bene? Posso andare? Sì. Allora, Branko Dumnić, una vittoria sicuramente importante, guadagnata e conquistata a casa, quindi ha un valore ancora doppio, diciamo. Sì, era importante, prima vittoria questo anno, campionato in casa, una partita che non è stata facile partita, abbiamo iniziato molto bene, primi 15 minuti benissimo veramente, poi abbiamo calato un po' concentrazione, lì dobbiamo migliorare perché ogni partita capita proprio un periodo di 5 minuti che cade concentrazione, ma alla fine era importante vincere questa partita. Eravamo un po' stanchi dopo la partita, questa in trasferta contro Fondi, qualche infortunio, così dovevamo gestire bene e tutti questi infortuni. Abbiamo riposato anche Marocchi un po' secondo tempo, ma alla fine ragazzi hanno risposto bene, era importante vincere, come hai detto te, siamo riusciti. Ecco, ad un certo punto, subito dopo l'espulsione di Cagnete, c'è stato un Siracusa molto aggressivo, molto, molto cattivo, invece il Siena a un certo punto ha dato qualche segno di cedimento. Merito degli avversari oppure insomma, colpa del Siena? Sì, Siracusa lì hanno iniziato a giocare un po' a difesa un po' più dura, ma noi dovevamo punire proprio questo, potevamo fare meglio a seconda fase e fare ancora qualche gol più facile. Lì ci siamo rilassati un po', eravamo convinti che finisce la partita così, ma così non è mai. Dobbiamo abituarsi a giocare 60 minuti a certi livelli proprio. Pablo Marrocchi, una vittoria importante, la seconda consecutiva, la terza di questo campionato, insomma, come commenti la prestazione dei tuoi compagni? Ma io penso che abbiamo cominciato molto bene, dopo la stanchezza si è fatta un pochino sentire, a Fondi abbiamo lasciato tantissimo, quindi vincere in casa è sempre positivo,
dobbiamo fare qualche, magari parlare con i ragazzi, fare qualche discorso perché siamo troppo irregolari nei 60 minuti, però queste sono cose che si aggiustano, quindi col lavoro in settimana vedremo, aspettiamo Cassano e vediamo. Da cosa dipende questa irregolarità e questi momenti di cedimento, di calo e di mancanza di concentrazione che tra l'altro hai nominato Cassano, insomma, con squadre un po' più diciamo strutturate come Cassano la prossima settimana potrebbe punirvi severamente? Cioè, abbiamo molti ragazzi che hanno meno di 20 anni, quindi questo è normale, assolutamente normale. Dobbiamo limitare gli errori e lavorare così non succedono più. Però siamo, il rientro di Felipe, non ci siamo ancora rientrato a fondi, quindi una settimana fa neanche. Ancora i meccanismi della squadra non sono impostati al 100%, quindi io sono tranquillissimo, l'importante è vincere e continuare a crescere. Vi hanno visto in diretta.